nella lezione di oggi vi voglio spiegare come si gestisce un'attività commerciale, una palestra. Tanti si lamentano e dicono: ma io ho una palestra, non c'ho mai gente. E ci credo, se te stai dentro a aspettare che arriva la gente, ce l'avrai mai la gente. Dove fa come faccio io? Vi mettete qua fuori, vedete la gente che passa, individuate la persona che potrebbe essere persona della palestra e la chiamate. Ora aspettiamo, ecco, guarda, guarda quello là. Maschio, maschio, dove vai? Dove? Al lavoro. Ma lascia perdere. Vieni in palestra, va, che te famo fare un po' di allenamento. Dai, Gesù. Au, ma se va al lavoro così te piano per culo, sei una busta. Ragazzo. Raga, poi cazzi in palestra. Mi raccomando, ti aspettiamo, che sei ridotto male. Mi raccomando, non esagerate, non ripiate troppo un giro, Giovane, oi, giovane, vieni qua. Dove vai? All'ospedale. Che devi andare a fare all'ospedale? Vieni in palestra e te curiamo noi. Ah, vabbè. Allora, oggi non passa nessuno, mannaggia la miseria, oh. Allora, voi il solito discorso, quando passa qualcuno, lo chiamate, gli spiegate qual è l'offerta della palestra. Giovane, venga, venga qua, dove va lei? Io sono occupato di tua mamma. Venga qua, venga a palestra, venga. Posso? Prego, se la famo iscrivere. Ah. Ma gli vuoi fare i pugni? I pugni? Sì. A me mi pare sei predisposto. Boh. Ma che te sei messo a fare se fai? Sono belle. Vieni, fa pagare il mese, dai. Entra, forza. Vedete, il primo cliente stava a passare, c'aveva i belli, chissà dove andare. Ho preso e ho fatto entrare. Au, ma che sta a fare? Ma che è? I pugni. Ma che pugni? Ma che è sta roba? Vedete, caccio dalla palestra. No, sono appena. Allora, quando c'avete uno che non sa manco fare la palestra base, lo potete pure cacciare. Boh, se non fai bene, mo paghi doppio mese, no. Hai fatto schifo. Guarda quello non si scrive più, è venuto a fare la prova. Ma guarda che roba, oh. Io non lo so. Allora, come in tutte le palestre, può capitare che ci sia del lavoro da fare. Per risparmiare, per farlo al meglio, potete scegliere se chiamate il personale specializzato oppure utilizzare le persone della palestra all'uso. Certo, non gli dovete dire che vi dona la mano, ma gli inventate una storia, tipo stile Karate Kid, metti la cera, togli la cera, qua è metti la mattonella, togli la mattonella, metti la mattonella. Perciò poi sistema le cose, poi ci starebbero da sistemare tutti i tappetini. Perciò metti il tappetino, sistema il tappetino. Allora, se vedete il primo... Ragazzo, tu che stai a fare? Vieni un po' qua. Vieni, che c'ho un allenamento per te. Te devi allenare. Allora, guarda, c'è un allenamento. Vieni, vieni qua. Guarda. Allora, questo è un allenamento stile Karate Kid, Prendi la mattonella e così tutto sto mucchio di mattonelle, capito? Guarda che non è una fregatura, è un allenamento. Perché alzando la mattonella tu che fai? Fai bicipiti. Poggiando la mattonella fai squat. E poi riparti, bicipiti, squat. Più veloce possibile devi fare. Poi quando hai finito c'ho da fare tutti i tappetini e i pesi. I tappetini fai e spalle, capito? Li prendi e li porti su. Mi raccomando. Che casino, qua è tutto da sistemare ancora. Ma io i muratori li chiamo, che hanno lasciato qua mattonelle, cose. Ragazzo, ragazzo, che esercizio stai a fare? No, che vuoto, via, ti faccio far pieno. Davvero? Sì, guarda, sì. Allora. Com'è? Sbroglia la corda, sì. Metti a posto la corda. Ah, ma fatto? No. È un esercizio. Sbrogliando la corda te fai i muscoli. Mettendo a posto la corda fai coordinazione, capito? Poi quando hai finito, luci dei copertoni, gira i copertoni, capito? Ma sei sicuro che è l'esercizio? Ah, hai visto Karate Kid? Ti ricordi maestro mio che faceva? Metti la cera, togli la cera? Sì. È uguale. Ah, oh. Ma che stai a fare? Oh. Ah. Ma dove vai? Corro. Ma che corri? Questo consuma corrente. Devi correre? Sì. Va fuori, va a correre, c'è il parco, la strada, la salita, la discesa. Ma prima mi fa. Ma che mo li stacco sti cosi, so per bellezza, per far vedere che la palestra funziona. Non fate usare da virulano e questi consumano corrente. Oh! Oh, piano! Ma questo è nuovo! Ma che a casa tua! Ma che a casa tua piaccarci l'armadio, ragazzi! Piano sui sacchi, questi devono durare. Questi io l'ho comprati, c'hanno 2 anni. Questi devono arrivare fino a che io moro. Capito? Fate piano, sui sacchi si mena piano. Ve menate forte fra di voi, che tanto non me ne frega niente. Piano, eh? Io voi, la cosa che vi consiglio è non fate rovinare la roba, perché sennò dovete rispendere i soldi. E certo in parte, questi li dovete usare. È fila a benzina. No, non li dovete usare, questi consumano. Ma devi andare a correre. Devo correre sì. E va a correre fuori. De fuori, donna. È gratis. Ma pure freddo. Ma questo consuma la corrente. Forza, io devo risparmiare, ragazzi. Che c'è? Sono andato in sauna. Un sacco di gente mi era spenta. E beh, la sauna deve essere spenta e piena di gente. Riscaldate insieme e risparmiamo.
Quanti eravate dentro? 8-9. Quella è da 5, perciò in 8-9 si scalda più del dovuto, c'è bisogno di accendere, dai, vatti a fare sta sauna. Funziona così, state dentro, siete tutti caldi, vi scaldate l'uno con l'altro, funziona come quando c'è freddo, capito? Ma... dai, vatti a fare sta sauna, va. Grazie. Ma ora fa accendere, ma vera, sai quanto consuma? Oh, mi hanno fatto offerta, è freddo tutto il giorno. Ho sprecato mezza giornata, mo c'ho 6 litri di freddo. Ma qualcuno devo rifilà. Ragazzo, devi prendere qualcosa tu al bar? Ragazzo, devi prendere qualcosa te al bar? Che? Oerte è freddo? Che ci fa il frullato di proteine? Ma c'è già il fisico, lascia perdere. Mannaggia la miseria. E te è freddo, te va? Sicuro vuoi il frullato di proteine? Tiè, becca questo frullato di proteine. Ecco qua. Tiè, vai, bevi. Tisico, metti la maglietta. È vietato togliersi la maglietta. Specie se non c'avete il fisico per togliere la maglietta. Ragazzi, non mai sentito prima che gli diceva a quell'altri? Che gli ho detto? Piano coi sacchi, sono 9, hanno solo 2 anni. Ma che a casa tua le metti a dai cazzotti alla porta? No, al sacco si fa piano. Quando fate fra di voi, ve menate, vi fate uscire il sangue e spaccate i denti. Anzi, se ve spaccate i denti, c'è pure il dentista convenzionato, che è un amico mio. Anzi, fatevi male. Forza, dai. Che è successo? Ma mica il parco, questo è un esercizio, devi passare sopra, schivi, passi accanto. Ma io parcheggio cazzo mi pare poi. Forza, andate a allenarvi. Ma dimmi tu che roba, ancora te sei allenato, è mezz'ora, mo te caccio. E te pure, eh.